Grazie agli dei sei qui. Dei cacciatori sono stati attaccati fuori città, vicino alla terra maledetta di Edipo. Sopravvissuti? Quest'uomo ha visto dei cadaveri, ma ha anche sentito delle grida. Ci sono molti animali pericolosi in giro. Se qualcuno è ferito, non vivrà ancora per molto. Mi serve che tu salvi chiunque sia ancora vivo e che elimini l'animale pericoloso che li ha attaccati. Va bene, eliminerò la bestia e vedrò se c'è ancora qualcuno da salvare. Se trovi qualcuno, portalo da me e farò il possibile per salvarlo. Bene, vado a cercarli. Ukali testu toisti. Kini saton. Andiamo, forza. Come sta il paziente? Sopravvivrà se curerò le sue ferite. Sì. Lui è un mostro. È un mercante di schiavi che tratta le persone in modo così orribile che preferiscono farsi del male piuttosto che lavorare per lui. Se lo aiuterò, continuerà a causare dolore. Se invece non farò nulla, risparmierò sofferenze a molte persone. Quest'uomo è un ricco schiavista. Se lo salviamo, ci ricompenserà. Pensa a quanta gente potrai aiutare con le sue dracme. Non esiste pagamento sufficiente a risanare il dolore che ha inflitto a degli innocenti. Quelli come lui pensano che i soldi risolvano ogni situazione, persino ingannare la morte. Si sbaglia. Nessuno sfugge al traghettatore. E se liberassi i suoi schiavi? Se non ne avrà, non maltratterà nessuno. E tu potrai curarlo senza sentirti in colpa. Sì. Posso salvare quest'uomo e tu puoi impedire che faccia del male ad altri. La nostra pietà gli farà comprendere gli errori che ha commesso e gli mostrerà una via diversa. Mi aiuterai? Certo, libererò gli schiavi. Grazie, amica mia. Se gli schiavi sono in pericolo, devo affrettarmi. Grazie per averci liberato. Quella bestia di Galeo ci ha quasi ammazzato di lavoro. Ora posso tornare dalla mia famiglia. Ho liberato gli schiavi. Ho curato le sue ferite in modo da stabilizzarlo, ma non è ancora fuori pericolo. Non so se riesco a costringermi a curarlo del tutto. Quindi starei qui a guardarlo mentre muore. Devi fare il possibile per guarirlo. Gli dei ti hanno affidato il compito di aiutare le persone e non di giudicarle. Se non faccio nulla, non sarò migliore di lui. Farò in modo che si rimetta.
Quando lo farà, parlagli di come la sua vita fosse nelle nostre mani. Solo gli dèi hanno il potere di decidere vita e morte. Ciò che faccio è insignificante di fronte alla loro volontà. Ti ho visto salvare molte persone destinate allo Stige. Ma pensa all'epidemia. Nonostante la mia conoscenza ed esperienza, non ho potuto fare nulla per contrastarla. Devo accettare i miei limiti. Grazie per l'aiuto, Mistios. Devo andare. Ho un appuntamento con un paziente altrove. La mia vita è già finita. Ippocrate, sai che non è saggio disturbare un paziente. Mi ha chiesto di porre fine alla sua vita, ma sa che non posso. Ti prego, Mistios, aiutami. Soffro terribilmente. Non puoi chiedere a qualcun altro di ucciderti in mia presenza. Sono il tuo medico, non lo permetterò. Posso alleviare il tuo dolore, analizzare i sintomi e cercare di curarti, nient'altro. La vita è fatta di scelte. Tutti dovremmo poter scegliere quando lasciare questo mondo. E io lo farò. Quando il futuro della mia famiglia sarà assicurato. Assicurato come? La mia famiglia è una delle più ricche di Tebe e abbiamo molti rivali. Quando morirò, mio figlio diventerà il capofamiglia. È solo un ragazzo. Voglio assicurarmi che nessuno approfitti della mia morte. Mi occuperò dei tuoi rivali e darò una possibilità a tuo figlio. Grazie, Mistios. Se ruberai le loro risorse, li indebolirai e impedirai che minaccino il benessere della mia famiglia. Questo darà un po' di tempo a mio figlio. Di solito non rubo su commissione, ma me ne occuperò. Se questo gli assicurerà una parvenza di pace, pregherò Tike affinché vegli su di te. Dovrei aver preso tutto ciò che serve. Ho fatto tutto quello che mi hai chiesto. La posizione della tua famiglia è al sicuro, almeno per un po'. Mi hai dato la speranza che il mio nome sopravviva a lungo dopo la mia scomparsa. Ora, agli dèi, chiedo solo che mio figlio viva più a lungo e felicemente di me. Ti sono debitore. Non mi devi niente. Davvero. Ora, mi addolora chiedertelo, ma mi serve ancora il tuo aiuto. So cosa vuoi chiedermi. La malattia mi divorerà. Se non oggi, molto presto. Ormai è solo questione di tempo. Ippocrate non lascerà che io ti uccida. No, ma ti ascolterà. Se riesci a convincerlo che è la cosa migliore per me, forse cambierà idea. Non voglio spegnermi lentamente. Voglio morire in pace ed essere ricordato così dalla mia famiglia. Gli parlerò da parte tua. Apprezzo il tuo aiuto. Mi hai dimostrato più gentilezza di quanta non ne abbia vista in una vita intera. Ora devo riposare. Sembra che riposi pacificamente. Sì, l'ha aiutato a liberare la mente. Ma non avrà pace finché non esalerà l'ultimo respiro. Quando succederà? Difficile a dirsi. A giudicare dai sintomi, piuttosto presto. Potrei alleviare il suo dolore, ma per farlo mi serve della cicuta.
Troverò gli ingredienti che ti servono. Grazie. Non eliminerà del tutto il dolore, ma spero che lo aiuti a stare un po' meglio. Non vuole stare meglio. Vuole morire con un briciolo di dignità. La vera dignità sarebbe resistere fino alla fine, in modo che io analizzi i suoi sintomi. Vuole morire e soffre molto. Dovresti rispettare il suo diritto di scelta invece di trattarlo come un esperimento. Stai sbagliando. Non lascerò che una mercenaria giudichi la moralità del mio lavoro. Ho la responsabilità, come tutti i guaritori, di mettere la mia conoscenza al servizio degli altri. Troverò la cicuta. Se hai un momento, mi servirebbe il tuo aiuto. Quello sembra cicuta. Ho la cicuta che volevi. Grazie. So che è un incarico al di sotto delle tue capacità, ma sarà utile al mio amico. Ho preparato la base dell'elisir, ma mi serve che macini l'erba per aggiungerla alla miscela. Sì, credo di poterlo fare. Fa attenzione alla dose che aggiungi. La cicuta è un eccellente antidolorifico, ma troppa può essere letale. Che gli dèi ti proteggano, Penteo. Eccoci, Penteo. Controlliamo come progrediscono i tuoi sintomi. Penteo! Penteo! Cosa? Cos'è successo? Non doveva morire ora. Cosa hai fatto? Ho fatto quello che ritenevo giusto e che tu non potevi fare. Non spettava a te. Mi serviva più tempo. Avrei potuto imparare molto di più. Tenerlo in vita per studiarlo non era giusto. Soffriva e voleva morire. Il mio lavoro era salvargli la vita, non porvi termine. Ho scelto di non aiutare Galeo e ho sbagliato. Sappiamo entrambi che non è per questo che l'hai tenuto in vita. Non nascondere la verità dietro il tuo codice morale. Hai ragione. Sapevo che non sarei riuscito a porre fine alla sua vita, ma pensavo di imparare qualcosa che mi servisse ad aiutare di più gli altri in futuro. Una causa molto nobile. Curare i pazienti dovrebbe venire prima dello studio delle malattie, ma ho una vocazione superiore. Se voglio imparare tutto il possibile, devo viaggiare e analizzare le malattie curate dagli altri medici. Buona fortuna, Ippocrate. Spero che le nostre strade si incrocino di nuovo.